E per chiudere questa carrellata, un riferimento soltanto, perché appunto il tema a me affidato era la consulenza dopo il codice. Ebbene, io ho ritenuto di segnalare alla vostra attenzione in particolare questa 1871 della sezione quarta, che riguarda la valutazione, la possibilità di valutare l'attendibilità delle valutazioni discrezionali di una commissione giudicatrice in presenza di un sistema di scelta del contraente dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ora, in proposito, io ritengo che in realtà questa possibilità del giudice passi anzitutto attraverso una chiara censura che evidenzi i profili di incongruità, illogicità dell'attività valutativa della commissione. Ed in difetto, come esattamente condivisibilmente osservato dalla prima sezione del nostro TAR, relatore consigliere Cocomile che è presente, si dice: tu non hai portato questi elementi e quindi, poiché manca il riscontro attraverso l'atto, attraverso il provvedimento, della illogicità, della inadeguatezza, della implausibilità delle valutazioni della commissione, io non posso dare ingresso alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, che altrimenti si verificherebbe, ecco, quello sconfinamento di cui abbiamo parlato prima. Viceversa, in questa vicenda evidentemente era stata offerta al giudice una serie di elementi precisi e circostanziati che avevano indotto il giudice di primo grado poi a disporre questa consulenza tecnica d'ufficio. Il collegio tuttavia tiene a ribadire il famoso principio per cui questa valutazione rimessa al consulente tecnico d'ufficio non è finalizzata alla ripetizione delle operazioni valutative della commissione, ma ad individuare, questa la formula, un possibile percorso logico tra quelli possibili, volto ad appurare se la commissione avesse fatto buon governo dei criteri stabiliti dal bando e tuttavia gli affida questo compito sulla base non solo dei criteri posti dal bando, ma anche, udite, secondo esperienza e buonsenso. Quindi a questo punto io mi chiedo e vi chiedo se, vedo il sorriso del presidente Allegretta, se certe proposizioni, questi leitmotiv, questi idolafori che ricorrono col taglio e incolla nei nostri ricorsi, nelle nostre memorie, parlo prima degli avvocati, ancor prima che nelle vostre sentenze, poi non trovino riscontro effettivo nel contenuto delle decisioni. E che aveva fatto poi quel consulente tecnico d'ufficio? Il consulente tecnico d'ufficio, il cui operato poi è stato condiviso, aveva individuato le soluzioni proposte in variante, ha delimitato sulla base della sola documentazione riconducibile alle offerte l'area delle varianti proposte e poi ha elaborato un algoritmo di formulazione dei punteggi tenendo conto di quanto previsto dalla lex specialis di gara quanto ai punteggi massimi assegnabili a ciascuna voce delle offerte. Ha infine proceduto a esaminare le offerte dei due contendenti, assegnando le stesse per ciascuna voce il relativo punteggio. Naturalmente alla stregua dei criteri fissati dal VAR, ci mancherebbe altro, aggiungiamo noi, ma in applicazione dell'algoritmo in precedenza sviluppato. Alla fine il risultato non era cambiato rispetto, se non di poco, di centesimi, ma il divario fra le due offerte era rimasto tale, per cui il ricorso alla fine è stato respinto. Ma questo tipo di attività demandata al consulente tecnico d'ufficio ci dice come in realtà
questi abbia dovuto ripetere l'attività valutativa della Commissione, sia pure al fine di fornire al giudice gli elementi per poter accertare se fosse logica fossero logiche e congruenti le conclusioni della Commissione. Per fortuna, dico io, in quel caso, per fortuna del giudice e per fortuna della parte vittoriosa, le conclusioni avevano coinciso. Il problema sarebbe stato più complesso se il consulente avesse accertato che quella valutazione della Commissione non fosse stata né logica né congruente. Ancora interessante, 3807 del 2011, ancora una volta Presidente Baccarini, che dà un impulso particolare a questo tipo di sindacato. È interessante la sentenza perché appunto non solo ribadisce il principio del controllo intrinseco rispetto alla prospettiva che viene espressamente tacciata di formalismo della parte appellante, ma si dice che questo sindacato è tanto più necessario per non tradire il precetto dell'articolo 113 della Costituzione, per la necessità di un controllo ancor più penetrante proprio su quell'attività che, in quanto connotata da elementi discrezionali, tecnico-discrezionali, maggiormente incide sulle posizioni soggettive degli amministrati. Ed è interessante perché è in tema di anomalia e ha ammesso una valutazione del consulente proprio sulla attendibilità non solo e non tanto della valutazione della Commissione, ma delle giustificazioni, direttamente delle giustificazioni dell'offerente. Ed infine un'ultima sentenza in tema di risarcimento dei danni, che mi consente di riprendere l'osservazione dell'amico Presidente Fulvio sull'onere della prova anche alla luce delle nuove disposizioni del processo amministrativo. Abbiamo qui tutti ricordato la posizione tradizionale che ravvisa nella consulenza tecnica d'ufficio non già un mezzo di prova. Non a caso, è vero, professor Balena, nel codice del processo civile della consulenza si parla sì nella sezione i mezzi istruttori, ma non in quella dei mezzi di prova, ma all'inizio della sezione mezzi istruttori, quindi prima della sezione mezzi di prova, lì dove l'articolo 63, non so quanto consapevolmente, metta insieme tutti questi istituti sotto la rubrica mezzi di prova, ma diciamo questo è un problema, diciamo, di secondaria importanza. Ebbene, per il risarcimento noi sappiamo tutti che si esclude che si possa far ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio per la prova del danno, perché appunto si tratta di un ausilio al giudice adottato d'ufficio, per cui in questa sentenza, da un lato, in ossequio al principio dell'onere della prova, si dice che non potrebbe, in difetto innanzitutto della prova dei fatti, dell'allegazione, della prova dei fatti costitutivi del danno da parte del ricorrente, non si potrebbe dare ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio, ma si richiede anche che il ricorrente, oltre a provare debitamente i fatti costitutivi della sua pretesa, fornisca anche un principio di prova circa i criteri di quantificazione del danno. Ma fatto ciò, la sentenza, riformando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto ammissibile la consulenza tecnica d'ufficio. Il privato aveva in quel caso fornito i bilanci dell'azienda, aveva portato una serie di atti pubblici e la consulenza è stata dunque ammessa. Sicché anche nella materia del risarcimento del danno, una volta fornito il principio di prova e lì dove il giudice abbia bisogno, ai fini della sua decisione, di completare l'acquisizione di questi elementi, la consulenza tecnica d'ufficio viene ammessa, realizzandosi così un temperamento fra il principio dispositivo e il metodo acquisitivo. Io vi farò grazia delle altre pronunce, ve ne sono anche alcune interessanti di questo nostro TAR, in particolare con riferimento allo scostamento da parte del giudice delle conclusioni
del consulente, il presidente Morea lo sa, in una importante sentenza che riguardava la necessità di opere di urbanizzazione per verificare il rispetto di una convenzione urbanistica, il consulente d'ufficio, autorevole, particolarmente autorevole, aveva escluso che in quel caso fossero necessarie certe opere di urbanizzazione secondaria in relazione allo stato, al grado di realizzazione della convenzione, della lottizzazione. Il collegio ha ritenuto che, indipendentemente da questo accertamento, comunque l'obbligo nascesse dalla convenzione di assicurare comunque la provvista di opere urbanizzative, e quindi ecco, il principio del libero convincimento del giudice ha portato a conclusioni diverse. Si può dire, concludendo, che lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento ancora tutto da esplorare, che dovrà essere utilizzato dal giudice senza remore e senza la famosa tendenza della processione del martedì di Pentecoste tedesca, ma nello stesso tempo con una chiara formulazione dei quesiti e con l'assolvimento di un puntuale onere di motivazione rispetto alle conclusioni del consulente. Noi siamo certi che la professionalità del giudice amministrativo in questo tipo di valutazioni eviterà quanto spesso avviene nel processo civile, il professor Balena converrà, lì dove a noi capita, specie in controversie di cui noi ci occupiamo, per esempio per stima di fondi, in materia di giudizi sulla ormai defunta cessione invertita, ma anche in materia di cause per inadempimento di contratti della pubblica amministrazione, come il consulente sia talvolta incline a decampare dai confini del suo compito, talvolta si assiste ad ampie rassegne di dottrina e di giurisprudenza di cui si farebbe volentieri a meno. Noi siamo certi che questo non avverrà nel giudice amministrativo. E infine, per concludere, a me sembra che la storia affascinante e tormentata della consulenza tecnica d'ufficio nel processo amministrativo ci porti ad apprezzare la necessità di un sindacato raffinato, di un sindacato professionalmente qualificato come quello del giudice amministrativo, che pur con la sua ritrosia, pur con l'attaccamento talvolta tenace alla tradizione, che dobbiamo dire però accomuna tutti, avvocati e magistrati, ebbene, se nonostante tutto ciò è stata l'elaborazione pretoria a creare il terreno favorevole per le innovazioni legislative, e allora possiamo dire che tutti gli operatori della giustizia amministrativa potrebbero far propria la battuta del cardinale Ercole Consalvi, il famoso segretario di Stato di Pio VII, che a Napoleone, il quale minacciava di distruggere la Chiesa, e noi potremmo dire a coloro che sono sempre all'opera, ce ne siamo accorti a Lecce, vero Presidente, che vogliono cancellare la giustizia amministrativa, noi potremmo dire come il cardinale Consalvi: ma se non siamo riusciti noi a distruggere la giustizia amministrativa, non riuscirete neppure voi. Grazie per l'attenzione.